Dieta e vita, una nutrizionista per amica, a cura di Irene Pocaterra. Bentornati amici ascoltatori, un affettuoso saluto dalla vostra amica nutrizionista. Oggi ho deciso di portarvi ai fornelli. No, non avete sbagliato rubrica, non sono qui per darvi ricette di piatti originali e dietetici, anche perché preferirei tralasciare le mie capacità culinarie, ma vi vorrei parlare di metodi di cottura. Iniziamo. Cottura a vapore. Definita per eccellenza il tipo di cottura più sana, in quanto preserva totalmente il patrimonio vitaminico degli alimenti. Classico esempio per i vegetali. Pensate a una zucchina lessata o al contrario cotta al vapore. La prima, un ammasso molle, colmo d'acqua e senza sapore. La seconda, è vero, non ha un grande sapore, ma almeno vitamine e sali minerali di tale ortaggio le possiamo assimilare. Quindi, per le verdure è da preferire la cottura a vapore. Se invece decidiamo di cuocerla in acqua bollente, tre condizioni vanno rispettate: cottura breve, cioè in tempi brevi, poca acqua e alte temperature. Si consiglia inoltre di non salare l'acqua, ma salare l'alimento una volta cotto. Pentola a pressione, ideale per le patate e per gli ortaggi che hanno tempi lunghi di cottura, oppure anche per i legumi. A casa mia non potrebbe mai mancare. Non dimentichiamoci comunque che la verdura, quando possibile, è bene consumarla cruda. Un consiglio, provate ad assaggiare verdure crude che in genere si fanno cotte, come zucchine, cavolfiori, ottimi in pinsimonio, spinaci, quando freschi, sono favolosi in insalata. Attenti invece alla carne e al pesce crudo, potrebbero ospitare inquilini per niente desiderati come salmonella, campylobacter e stafilococchi. Carne e pesce quindi potrebbero essere al forno, a vapore, lessati, al sale o al cartoccio. Sempre consigliata l'aggiunta di grassi da condimento alla fine della cottura. Come fate a cuocere un arrosto o una fettina senza l'aggiunta di grassi come l'olio? Padella antiaderente, qualche cucchiaio di latte o di brodo vegetale. Cottura alla griglia o alla piastra, concessa, ma prestate attenzione a quella crosticina nera carbonizzata, è quella che è dannosa, contiene benzopirene. Importante quindi lavare accuratamente la griglia dopo l'uso o prima di riporla. Di sicuro è una cottura leggera e rapida, consente così di limitare al massimo la perdita di sostanze nutritive. Per limitare i danni derivanti dal benzopirene, associare sempre un'abbondante porzione di frutta o di verdura crudi. E la tanto amata frittura? Conoscete per caso qualcuno a cui non piace il fritto? Forse più che non piaccia è pesante da digerire e calorico. Evitiamo quindi di fare rientrare la frittura nelle nostre abitudini quotidiane. Ah, non è vero che per ottenere un fritto leggero bisogna usare poco olio, ma al contrario, per far sì che la frittura assorba meno olio possibile, bisogna usarne molto e ben caldo, olio extravergine di oliva oppure quello di arachide. Tale olio, poi una volta terminata la frittura, deve essere gettato, altrimenti vi è il rischio che si formino sostanze dannose alla salute. Infine, il forno a microonde. Siamo sempre di fretta e credo che chi scopre a fondo le potenzialità di questo elettrodomestico se ne innamora, al pari della lavatrice. Un quesito che spesso mi viene rivolto: è dannoso alla salute? Stando agli ultimi studi si può considerare sicuro. Esso funziona riscaldando le vivande per il raggiamento. Queste microonde fanno vibrare le molecole d'acqua presenti nell'alimento. Esse si agitano e trasmettono il movimento ad altre molecole. In questo modo si origina il calore. Una volta spento, queste microonde scompaiono. Solo una precauzione. Nel momento in cui il forno a microonde è in funzione, non state ad ammirare il vostro cibo scoppiettare all'interno. Non fa tanto bene ai vostri occhi. Infine, un aspetto che non ha nulla a che fare con la cottura è la conservazione degli alimenti. Mi raccomando, soprattutto nella stagione calda, cercate al massimo di rispettare quella che viene definita la catena del freddo. Il rialzo termico di certi alimenti, che richiedono basse temperature per essere conservati al meglio, potrebbe alterarne la qualità igienica. Un saluto e alla prossima. E vi ricordo che se volete potete scrivermi all'indirizzo di posta elettronica dietevita@radiolaghi.it.